Ranieri Marin Millennium 1820, presto in prova. Iniziamo subito dalla console, quindi dalla plancia di comando, dicendo qualche anche caratteristica tecnica. Siamo su una barca di 5,50 m di lunghezza per una larghezza di 2,13 m, vuol dire che puoi carrellarla, portarla su un carrello e portarla in giro dove vuoi per le vacanze. Portata massima delle persone è 8, quindi anche una famiglia molto allargata. Iniziamo con la descrizione della plancia di comando, per l'appunto timone centrale, monoleva ovviamente il comando remoto del motore Honda 150, infatti qua abbiamo installato un 150 cavalli Honda che poi ti andrò a descrivere, eco scandaglio montato sulla parte a dritta, quindi a destra rispetto al volante, bussola centrale per non perdere mai la direzione e tutta la strumentazione della Honda per poter monitorare il motore mentre sei in navigazione. A cavallo di questo bellissimo 150 cavalli Honda VTEC, un motore stupendo, in questo momento anche se abbasso la voce non lo senti perché è veramente silenzioso ed è acceso, come vedrai dalla spia dell'acqua proprio sul mio fianco qua. Quindi abbiamo qua tutta la potenza necessaria per divertirci veramente a manetta con questa barca. Sono comodamente seduto sulla panca di poppa, quindi la parte posteriore, la seduta di poppa, molto comoda, ci stanno tranquillamente 4 persone sedute. Dietro di me e adesso sul mio lato destro abbiamo la plancetta per poter accedere al mare e poter risalire dall'acqua. Stessa cosa sul lato sinistro della barca, e sul lato sinistro avremo anche un supporto motore ausiliario nel caso volessi cominciare a far pesca da traina. Parte prodiera, quindi tutto avanti alla barca, sono seduto di fronte al prendisole di prua, quindi quello davanti è larghissimo, infatti non vuol dire che una barca da 5,5 m può essere piccola e stretta, questa è grande, è veramente solida e può navigare anche con un 150 cavalli, quindi vuol dire che è una barca super solida e tanto spaziosa, come puoi vedere. Come vedi, tanto spaziosa non è un eufemismo, ma è una verità. Guarda un po' quanto spazio ancora ho a disposizione, nonostante io proprio sia seduto adesso sul prendisole di prua. Di fronte a me, quindi in questa zona, proprio sotto qua, c'è la tavola di completamento del prendisole di prua che può diventare, essere trasformato anche in un tavolo volendo, quindi potresti avere tranquillamente una zona per fare merenda o aperitivo o quello che ti pare. Di fianco alla console sul lato destro, come vedi, c'è un'ottima seduta per poter avere, magari, che ne so, hai dei figli o degli amici che vogliono stare con la schiena in direzione di navigazione, ma proprio fronte a te mentre stai pilotando la barca. Come vedi è molto comoda e sicura anche questa seduta. Ma come al solito sai benissimo che mi stanco a chiacchierare, a descriverti la barca, ho voglia di andare a prendere un po' di aria, di conseguenza stacco di massa, cavetto di sicurezza sempre attaccato al polso, ingraniamo la marcia, affondiamo il gas e andiamo a divertirci. Seguimi. Mi sono proprio divertito in questa anticipazione dell'estate, una bella giornata qua sul lago di Garda a provare questa Millennium 1820 motorizzata con 150 cavalli Honda. Le performance sono eccezionali, tutta la descrizione tecnica la trovi nel video qui sotto, ma soprattutto potresti diventare tu l'armatore, il proprietario di questa bellissima barca usata, anche perché a livello di usato, per modo di dire, si parla di 230 ore, un'ora in meno, 2,29 per la precisione di moto, fatte solo in acqua dolce qua sul lago di Garda, quindi una barca praticamente nuova o comunque tenuta molto ma molto bene.
Oltre alle caratteristiche tecniche della barca troverai anche tutti i nostri contatti proprio nella tendina qui sotto, proprio per poter far tua presto questa barca o magari chiedere semplicemente delle informazioni, mail, telefono e tutto quanto riportato nella tendina di questo video. Ti voglio ricordare di non dimenticarti di iscriverti sul nostro canale YouTube per non perderti nemmeno una delle nostre prove in mare, in acqua, a seconda di dove sarò, e anche le pillole della nautica, piccole informazioni veloci e pratiche soprattutto. Da una primavera ormai esplosa anche qua sul lago di Garda, non mi resta altro che dirti buon vento e occhio sempre al meteo.